secondo tocco, assolutamente peggiorativo secondo me, è quello per cui tu non puoi più esprimere le preferenze. Per cui, siccome i partiti sono largamente in grado, diciamo l'85%, il 90%, non so, di stabilire quanti deputati o quanti senatori prendono in un certo posto, è chiaro che essere, non so, io conosco di più la situazione della sinistra, so, essere 20° in Emilia-Romagna voleva dire essere eletti, essere 21° voleva dire probabilmente essere il primo dei non eletti. Questo che cosa produce? Che sono le segreterie dei partiti che decidono prima chi è eletto e chi non è eletto. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Cioè, quindi rispetto a quel modello lì, maggioritario anche se non completamente, perché un terzo della Camera è sempre coi resti, ma largamente maggioritario, diciamo così, c'è anche questa novità abbastanza recente, con cui si è votato nel 2006 quando ha pareggiato Prodi o ha vinto Prodi, ma in realtà si è pareggiato, e nel 2008 quando ha vinto Berlusconi, cioè l'altro giorno, anche se sembra passato tantissimo tempo, un anno e mezzo, insomma, aprile 2008 abbiamo votato, no? Ecco, questa è una modifica molto importante, nel senso che noi abbiamo votato fino al 92 compreso la DC, il PC, il PSI, 92, chiedo scusa, c'era ancora l'MSI o era già AN? Non vorrei mancare di rispetto a chi gli piace, a chi piace di più, insomma non mi ricordo se è 93 o 94 Fiuggi, non mi ricordo più, dico MSI ma senza nessun tono polemico, comunque votati quei partiti lì, PRI, PSD, qualche volta c'era anche il DP o i radicali, votavi dei partiti, ok? Dopodiché al Presidente della Repubblica toccava incaricare chi era in grado di, come dire, mettere insieme una maggioranza parlamentare. Tanto per avere un orizzonte, teniamo presente che non ci sono mai stati presidenti del Consiglio in Italia non democristiani tra il 45 e l'81, tanto per avere un colpo d'occhio, tranne Parri, proprio presidente della Resistenza, diciamo, cioè maggio, giugno, dicembre 45, poi c'è subito il primo mandato De Gasperi. Il primo presidente del Consiglio non democristiano è Spadolini 81, il secondo è Craxi dopo le politiche dell'83. Questo lo dico non per parlare bene o parlare male di nessuno, ma per capire che il criterio che è stato seguito è stato quello del partito di maggioranza relativa. Però è anche capitato, e questo dovrebbe essere un segnale di crisi, che il Presidente del Consiglio non era un esponente del partito di maggioranza relativa, perché il Partito Repubblicano di Spadolini adesso cosa ha preso nel 79, nell'83 non mi ricordo. Certamente è un partito che non è mai andato sotto l'1,5, ma non è mai andato sopra il 5,5,5, ecco, ma di solito prendeva il 3, quindi per dire. Partito Socialista, che è stato un partito molto importante nella storia d'Italia, il primo partito di massa nella storia d'Italia, comunque insomma, a parte l'immediato dopoguerra che è al 20, è un partito che balla tra il 9 e il 14,5 che è il momento di massimo, quindi in questo senso non erano partiti del 30% o del 35%, del 38%, del 40%, come è sempre stata la DC, anche dopo il relativo declino, diciamo, rispetto al 48%. Al 48 e mezzo del 1948, ok? Allora, questa cosa la dico per dire che in realtà noi siamo in una, lo riprenderò dopo, in una piena crisi istituzionale, nel senso che non è chiaro che roba siamo, non è chiaro che roba siamo, cioè abbiamo un modello da repubblica parlamentare e diciamo una modalità di dibattito politico da repubblica presidenziale, non tanto nel senso del Presidente della Repubblica, nel senso del Premier, non so se riesco. Questo produce delle continue contraddizioni, perché so, per Berlusconi è molto normale dire non conto niente, il Premier conta troppo poco, ci vuole una riforma nel senso di un premierato, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la discussione.
aggiungo un'altra cosa perché è importante. Dentro questo cambiamento dalla prima alla seconda repubblica, noi abbiamo un cambiamento fondamentale negli enti locali, molto importante. Forse da fuori non si vede, da dentro si vede molto, io lo vedo moltissimo. Cioè, diciamo, con un pacchetto di cose che all'ingrosso va sotto il nome di riforma Bassanini, che in realtà non è un'unica cosa, ma insomma. Diciamo, dal 93, per richiamare la vostra memoria, io vi ricordo, non so, Formentini a Milano, Bassolino a Napoli, Rutelli che vince a Roma contro Fini, non l'ultima volta che ha perso con Alemanno, insomma alcuni sindaci, non so, a Torino, Novelli, vecchio sindaco comunista che arriva prima al primo turno ma al secondo turno vince Castellani, che era su posizione, cioè dal 93, per Piacenza è il 94, Ponte Nuro non mi sono documentato e vi chiedo scusa, c'è l'elezione diretta dei sindaci, cioè c'è un modello analogo, ma nel caso degli enti locali codificato, e anche un carico alle regioni, che è stato ulteriormente al capo delle regioni, motivo per cui spesso viene chiamato governatore a imitazione degli Stati Uniti, anche se poi ci sono molte differenze, insomma, no? Su cui poi c'è stato un ulteriore carico di potere, in particolare con la revisione del titolo quinto della Costituzione, che ha una coda governo Amato appena prima delle elezioni, quindi 2001. Quindi, per tradurre e capirci, noi abbiamo oggi dei sindaci e dei presidenti delle regioni, questo vale anche per Ponte Nuore, anche per Piacenza, anche per Sala Consilina, non vale solo per Milano, Torino, Genova, eccetera, che hanno molto più potere di prima, hanno molto più potere di prima. Io questo lo sottolineo perché, e hanno un vantaggio, no? Non ci sono più crisi negli enti locali, cioè è raro che un sindaco non finisca il mandato, mentre nella prima repubblica era abbastanza ordinario che insomma, ci fossero delle dimissioni, dei maneggi ma non dei rimaneggiamenti, dei rimpasti, dei nuovi equilibri, eccetera eccetera. Però sfugge completamente, io credo di essere tra le poche persone che conosco ad aver sollevato la questione quando l'ho scoperta, che le cosiddette assemblee elettive, cioè in soldoni il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, non conta assolutamente niente. Io non so qual è l'esperienza di Ponte Nuore, io non lo sapevo prima, sinceramente, pur essendo uno che studia, che ha fatto politica per tanto tempo, ma non avevo la misura di come non conti assolutamente niente. Questo perché lo dico? Perché si può anche essere d'accordo così, però io trovo molto strano che, diciamo, la cultura politica da cui vengo io, che è piuttosto di sinistra che no, adesso poi non lo dico più, ma è bene che voi sappiate, ma tanto lo sapete già che ci avete davanti, però io non voglio mica far finta, ormai ho un'età che posso mica, non posso, non voglio, neanche, non sono vecchio, devo riflettere sulle mie colpe, su quello che non ho capito, c'ho altro da pensare, ma insomma, certamente io trovo molto strano che non vada bene, è diventato anche un mio slogan, insomma. Cioè, se un uomo solo al comando non va bene a Roma, andrà mica bene neanche a Piacenza o a Bologna o a Forlì in Popoli, o non so se riesco a rendere l'idea, perché ripeto, rispetto al passato, i poteri reali di un sindaco, nonché i poteri mediatici, sono infinitamente superiori, che produce delle conseguenze molto importanti negli assetti politico-sociali del paese. Io non dico positive o negative, perché alcune sono anche positive, certamente bisogna capire che produce delle conseguenze molto importanti. Traduco perché così non ci capiamo. Il sindaco di Piacenza, Trabacchi, non so, Villani, vado indietro, non so, Montani, il mio amico di famiglia Cerlesi, che purtroppo ha governato pochissimo perché è morto giovane.